queste settimane c'è una grande discussione sulle unioni civili. In questo dibattito si è inserita anche Radio Maria. Il suo direttore, padre Livio Fanzaga, a riguardo della senatrice che ha presentato il disegno di legge, ha detto: Monica Cirinna brinda la vittoria. Signora, arriverà anche il funerale, stia tranquilla. E al riguardo delle famiglie arcobaleno dice: quella sporcizia lì, non vedo che cosa ha di arcobaleno. C'è una malattia, me la tengo, insomma. No, c'è una malattia, guarisci, scusa. E a diffondere questa malattia siamo anche noi. Tutte le televisioni sono schierate dalla parte del diavolo. A Sanremo 2016, Sir Elton John! Elton John a Sanremo per convincere gli italiani che... insomma, capito? Insomma, capito? Invitando un omosessuale sposato. Ci metteranno in croce, non lo so io cosa faranno. Ad ogni modo siamo pronti al martirio, siamo pronti alla morte, l'Italia camò. Elton John, ignaro di tutta la polemica, esce dal teatro Ariston per tornarsene a Londra. Ma in macchina... Radio Maria. Radio Maria. Oh, ma qui si sente solo Radio Maria. Elton ascolta la radio dell'amore e della pace. Che pregherina vuoi dire con noi, Anastasia? Radio Maria per la pace nel mondo. Che gente simpatica e cordiale. E visto che anche lui è un cristiano molto attivo, ho lavorato in Africa a fianco a molte persone della chiesa che aiutano persone malate, fa un salto a conoscere gli amici di Radio Maria. Andiamo a incontrarli. Ma Radio Maria, che dall'alto tutto vede, non apre. Niente, manco così. Neanche davanti ad un'offerta di un suo fedele ascoltatore. Soldi per le antenne. L'accoglienza che c'è scritta qui sotto è solo in teoria. Scusi, ci potete parlare? Buongiorno, padre. Salve, sono Sir Elton John. Perché non ci parlate? Non vedo compassione e grazia divina nei vostri occhi. In onda siete tanto loquaci, poi quando si tratta di parlare con Sir Elton John e di unioni civili, bocche cucite. Possibile avere un'apparizione di padre Livio? Passano le ore e padre Livio non appare, però fa apparire i carabinieri. Ma Elton John non è uno che si arrende facilmente e così si corica sull'uscio della radio cristiana per un buon sonno riposante. La mattina dopo sente in onda un annuncio accorato di padre Livio. Venite numerosi, molto spazio per tutti. Forza carissimi, vi aspettiamo questa sera qui a Radio Maria. Anche su internet chiedono per tutto il giorno a gran voce di accorrere alla serata aperta a tutti. E quando inizia la diretta, padre Livio ci nomina. Ieri siamo stati assediati dalle Iene da mattina a sera, però ero sul suolo pubblico. Aspettavano che uscissi. Allora io cosa ho fatto? Io ho fatto un bel cestino, ho mandato giù un nostro qui, mentre lui lo portava, con dentro una mia lettera con scritto alle care Iene, avevo fame, mi desse da mangiare. E poi ho scritto sotto, Dio vi benedica, la Madonna vi protegga. Mentre lui presentava il cestino, ero di strada e me la son filata. Hai capito il simpaticone come ha fregato Elton John? Comunque l'atmosfera sembra festosa e serena. Stasera finalmente sembrano tutti tranquilli e accoglienti. Dunque Elton, da buon cristiano qual è, entra dal cancello aperto, passa tra le tante auto dei fedeli accorsi e si dirige verso il suo amato padre Livio. Salve, buonasera. Salve, sono Sir Elton John. Salve, salve. E è possibile parlare con padre Livio? Buonasera, cioè la serata è aperta, la serata, no? Non è serata, no, non si può entrare, la serata è aperta a tutti i fedeli. Non si può entrare. Scusa. Sì, salve. Per cortesia. Volevamo partecipare anche noi in quanto cattolici alla serata aperta a tutti. Qual è il problema? Per cortesia. Mi scusi, qual è il problema? Per cortesia. L'accoglienza cristiana, dove l'avete lasciata? Perdonatemi, Ti chiedo per cortesia, sei tu che sei disonesto, sali. Ma disonesto per quale motivo? Era tutto aperto, avete detto oggi tutto il giorno che era aperta a tutti. Sali, sali. Buonasera, salve. Buonasera. Buonasera. Ma posso sapere qual è il motivo di mandarci le guardie giurate in un incontro aperto a tutti? Il cancello era aperto? Lei viene, mi dispiace. Il signore ci ha appena evocato, sì, in onda. E per cui, qual è il problema? Non potete stare là. Ma che dimostriamo che siete dentro, invasione. Signori, questa... Signori, i nostri a fare le riprese. Signori, è una serata che avete pubblicizzato da giorni, aperta a tutti. No, avete detto
visto che Radio Maria è aperta, veniamo da voi, guardi. Ma ci possiamo capire qual è il problema di confrontarsi con le persone normali, quali siamo noi? Salve, buonasera. È un'area privata. Ma questa le pare l'accoglienza di un cristiano cattolico a un altro cristiano cattolico? Questa è un'area privata. Non è un'area privata perché tutto il giorno avete detto a chiare lettere, tutto il giorno avete detto a chiare lettere che la dolcissima Radio Maria è aperta a tutti, grandi, piccini. Io sto solo documentando tecnicamente che siete all'interno. Ma, no, ma l'avete detto tutto il giorno che era libero. Ma qual è il problema, signore? Ma il problema vada fuori, è un'area privata e un'associazione privata, per cortesia. Ma ogni buon cristiano porge l'altra guancia e perdona. E i buoni sentimenti generano un prodigio. Infatti, in assenza dell'apparizione di Padre Livio, sulla facciata di Radio Maria appare il cantante che spande pace e amore sulla sede e sui suoi fedeli. In un attimo torna la luce e la musica rasserena i cuori di tutti. Padre Livio non ti scalda, per i dedi alle cirinna, c'è chi in chiesa non se vuole più sposare, e in Italia sussulta più di una coppia adulta. La pensione, l'eredità, chi se la prende, se vuole la tua vita, se c'è l'amore etero, gay, stessi diritti per lui o lei. Con piedi fatto e il demonio fa scacco matto, il matrimonio non va di